Oggi siamo a Saronno presso l'atelier di Ferdinando Greco, un pittore di Saronno che ha operato per tantissimi anni qui e continua ad operare. L'occasione e lo spunto che ci ha dato questa intervista è aver inaugurato sabato scorso presso il Chiostro, la galleria Il Chiostro di Viale del Santuario, presso il caffè, una mostra che si chiama esattamente Archeologie del Contemporaneo. Le organizzatrici dicono il XXI secolo ha preso l'abbrivio e sulla scena futura incombono le rovine di un passato più che recente. Del resto, quello nel quale viviamo è un tempo in cui tutto è soggetto a una veloce trasformazione. Ciò che oggi appare moderno, domani potrebbe già essere obsoleto. Il passare del tempo, appunto, la sua inesorabilità è la riflessione che sottende a questa mostra. Nando, com'è nata questa mostra? Ah, semplice, di solito vengono in questo modo le mostre, che un critico ha un'idea e va a cercare gli autori che più si adattano alla sua idea, che hanno naturalmente le opere, è vero che collimano con la sua idea e naturalmente collaborando con la galleria, un ente espositivo, eccetera, un museo, eccetera, si arriva finalmente a maturare la mostra. Tu Ecco. avevi già esposto al Chiostro in Viale del Santuario? Ma io lavoro col Chiostro, è un po' la mia galleria, ecco, Ho di riferimento. capito, ho Ecco, più di una capito. volta ho fatto personali e collettive in Ecco, genere. in questa collettiva però vedo anche pittori e artisti stranieri, Sì, vero? questa era naturalmente su questa tematica qua, dell'archeologico contemporaneo, dell'attualità, che si fa già archeologia, eccetera. Ecco. E nel mio caso ho esposto opere che risalgono al 19 degli anni 70, quando allora decalcavo dei suoli, no? E mi ricordo molto bene Ecco, tu i ti tuoi ricordi, vero? tombini, Ecco, ecco, quando eravamo in contatto in quel esatto. Sono periodo. venuti subito dopo quegli acciai di cui tu ne sai Ti ho qualcosa fornito anche. delle vernici Bravo, e perfetto. porsidiche speciali Ma davvero, per... sono state ottime perché resistono al tempo, che è una bellezza. Ce l'hai Ecco, ancora? ce le ho Ho ancora, capito. infatti. Senti, allora c'è anche Simonelli, vero? Che è un tuo vecchio amico con cui Sì, lavori da c'è un rapporto. sempre. Abbiamo fatto anche mostre insieme all'estero, di una certa anche così importanza, eccetera. Non so, Poi musei tedeschi. sì, c'è questa inglese No, questa è Elisabeth, a tedesca, la tedesca, è scusa, tedesca, Sheriff, la Sheriff, la Sheffield. Sheffield, Sì. che viene, è la prima Ma volta lei, che no, viene? No, questa anche qua lei è è... un'artista che già la conoscevo addietro quando frequentavo l'ambiente milanese, ecco, e ci si trovava spesso, anzi, in una galleria milanese, allora si chiamava lì in via di Porta Ticinese. Era una galleria dove c'era molto, dove era animato il dibattito, allora era molto stretto, no? Sull'arte, sulla politica e su termini di questo in genere, no? Ecco. È lì che l'ho conosciuta, questa artista, però poi l'avevo persa di vista e poi è stato Perché qui. non abita in Italia. No, adesso sì, si è Ah, ho fermato in capito. Ah, Italia, adesso ecco. abita in Italia, si abita a Milano. E dopo è il critico d'arte che si chiama Madesani che ha organizzato la cosa, no? È stata lei andare a ripescarli, ci siamo rivisti dopo anni, tra l'altro. Ma vuoi dire che a Milano non c'è più questa vivacità Che io artistica? sappia, un po', forse è colpa anche mia che non frequento più l'ambiente, Fino a quanti eccetera. anni fa hai frequentato E Milano? dunque quelli erano intorno, sempre intorno agli anni 70, Ah, '60, '70, diciamo dal 68-69 in poi, ecco, dunque Quando tu ti occupavi già di archeologia sì, i contemporanea, tombini sono ben degli anni E 70, certo. infatti. Ecco, anche lì avevo fatto proprio lì, quella stessa galleria, una mostra così, simile di tombini, perché allora le intitolavo Catalogo Reperti, cioè c'era l'idea che la realtà era diventata un po' indecifrabile e non restava che inventariarla, catalogarla. Da qui questo atteggiamento un po' analitico. E di conseguenza allora decalcavo i suoli, e dunque le strade erano viste un po' come se fossero già
diventati oggetti di archeologia, un po' come quando si va a Pompei e si vedono i pavimenti romani. Certo. Dunque diventava una Pompei d'oggi, Tu diventava, no? pensavi che magari i tombini si sarebbero trasformati rapidamente, invece oggi sono ancora gli stessi, vero? No, quello Anche perché c'è è un'inerzia lo nel guardavo. cambiamento, eh? Allora c'era anche un senso un po' di catastrofe. Da noi, allora in quel momento era successo lo scoppio dell'Ecmesa, vi ricordate che, Caspita, ecco, io quando la facevo questi suoli, la diossina. diossina, bravo, ecco, quando facevo questi suoli così andavo proprio sul posto, sulla terra, e c'era una sensazione anche di contaminazione, di nell'aria, dunque, Qualcosa che si ecco, depositava nel sì, qualcosa che tempo, sì, eh. che qualcosa anche. E dunque questi tombini hanno anche qualcosa di veramente anche di mortifero, no? Sembrano delle lastre tombali con quelle maniglie, con quelle, no? Ecco, e sembrano dunque lastre tombali, una specie di sindoni, io li chiamavo così, sindoni dei contemporanei, ecco, Ecco, diventavano un po' questo. Poi i tombini si erano evoluti, il discorso sempre catalogativo, ho cominciato a fare dei santi, cioè delle memorie proprio che venivano dall'inconscio, dal profondo, dall'idea della religiosità, quella che era stata incubata, no? Diciamo, tutto il certo. 600 lombardo in particolar modo, santi che inventavo io, ecco, non è che copiassi, non erano delle citazioni, venivano fuori secondo una mia così flusso, diciamo, interiore. Santi che Poi, inventavi tu, cioè è una sì, immaginazione. santi, non dipingevo dei santi che Sì, non che erano non copie, erano. ecco, Sì, 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 le sì, sì, sì. Lì, ecco, anche se sotto c'era questa nostalgia, della pittura, vero, che mentre nei tombini l'avevo negata, ridotta a sindone, bianco e nero e basta, no? Ecco, qui cominciava a tornare fuori questa l'idea della pittura, anche se sentita sempre come reperto, come cosa lontana. Dai santi sono passato poi a fare dei ritratti delle persone, gli affetti proprio, eccetera, familiari, amici, eccetera. E intanto la pittura prendeva sempre più spazio, sempre più proprio corposità, Corposità. eccetera, eccetera, fino all'attuale pittura, fino a consolidarsi, ecco E ho quello che. visto che c'è in esposizione un quadro che mi ha commosso veramente, citando le parole del Vangelo di Marco, che è veramente significativo. Questa è una delle ultime opere che hai fatto? Sì, una È proprio, sì, recentissima. è la penultima, La proprio, dunque è una penultima. delle ultime, sì. Dico penultima, però faccio una parentesi, le opere io non le eseguo in un periodo breve, le inizio, poi restano ferme magari per anni e le riprendi e si forma anche uno strato vero e proprio Già, di, ecco. già. Comunque Sono per tornare, vissute lo vedi che secondo c'erano molto materiche, sì, si fermano proprio. l'evoluzione della tua Si accumula come stile il tempo, artistico. si Già. accumula il tempo, i pensieri che si fanno, eccetera, eccetera. Per tornare al discorso lì della citazione, l'opera è stata inserita perché riprendeva sempre il discorso così dell'archeologia, perché il titolo è Natura morta e risorta. Solo che è una metafora anche della morte, ma anche della risurrezione. Ecco, Infatti, ecco la citazione per questo fatto. infatti. Infatti il quadro, se ricordi, c'è questo elemento vero di disfacimento, di carne, Sì. eccetera, ma c'è anche dietro a quell'elemento luminoso, no? Sì, Che è un vetro addirittura. il fantasma che è E il che è del Cristo, risorto, sì. ovviamente, Ecco, dunque c'è esattamente. insieme queste due cose, un'idea dunque di una natura e di una realtà che muore, ma che ha anche la capacità di Di rinnovarsi, ecco, rinnovarsi, sì. C'è infatti. una speranza E si passa insita dalla realtà al certo, trascendente, ecco, si certo. passa, Una ecco, Pasqua dunque, e con particolare, quell'idea lì un insomma. po' esplosiva, che è Sì. una luce, no? E Sì. probabilmente sarà successo così anche Gesù Cristo, si sarà trovato di colpo risorto, non so, seduto sul suo letto sepolcrale, qualcosa di simile. Quindi sono riflessioni che fai Sono in questo riflessioni anche di periodo, sì. tipo, sì, c'è una componente anche abbastanza importante del mio lavoro, proprio di questo tipo spirituale, diciamo, sempre più si rafforza, anche se è una spiritualità che pretende la libertà, sia, Certo. anzi si accaparra la libertà, ecco, non vuole essere per nulla codina, ecco, vuole Certo. anzi trovare una specie di origine dello spirituale, dell'origine del sacro, ecco, È una è una ricerca. ricerca che proprio va su questo, ecco. Dunque cerca di ritrovare questa spinta. Quando è iniziato il sacro, mi chiedo, come è successo?
Dicono dalla paura, è probabile che sia venuto dalla paura, non mi fa scandalo. Ecco, resta il fatto che la specie umana ha cominciato a inoltrarsi in una dimensione che è abbastanza sua. Ecco, e medito su questo aspetto, no? Sul fatto, per esempio, che gli animali non abbiano queste capacità e noi le abbiamo sviluppate come specie. Ecco, mi chiedo se addirittura la nostra specie, senza questa conquista del trascendente, poteva sopravvivere addirittura. Attualmente poi succede una cosa strana, che si estinguono le altre specie, magari siamo noi stessi gli assassini, ecco. Dunque è tutto una problematica che si allarga, ecco, dalle origini all'attuale. Se vogliamo capire che è qualcosa d'oggi, credo che dobbiamo ritrovare un po' questa nostra partenza, diciamo, ecco, dove è cominciato a formarsi la coscienza, La coscienza, diciamo. certo. Interessante Va bene. questo. Senti, hai anche, mi dicevi, una prospettiva di una esposizione a Gorla, vero, per l'autunno? C'è Sì, sarà una mostra 3, a tre. ecco. A E tema o no? No, il tema sarà, non è definito il tema, però si metterà un titolo, questo sì. sicuramente. È ancora da accordarsi con i critici che dovranno farci la presentazione. Ecco, Certo. grosso modo si andrà a parlare proprio di questo. Ci sembra, ecco, adesso parlando tra di noi, poi come dicevo c'è da verificare, su quest'idea di un tempo e di questa specie di buco nero Di che si buco sta nero, vivendo, esatto. ecco. Momento di Ecco, crisi questa, di però alla base è il lavoro, ecco, che poi dovremo trovare il modo, ecco, e vedremo quando uscirà. Comunque tu stai preparando dei quadri I quadri sono proprio, già sono pronti, già sono quelli pronti. lì, ecco, Anche sono perché già, tu li ho non li già prepari ad selezionati. hoc, tu li hai già, No, 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 non devi, sono, a me non piace quando no, dicono ha fatto il quadro per no, l'allestimento, per... Io credo che è un bisogno che nasce da... Anche perché, certo. come dicevo prima, i miei lavori vengono fuori lentamente nel tempo, restano lì magari fermi degli anni, a volte non si sviluppano più, restano fermi, no? E basta. A volte a distanza anche di anni si rimane. Quadri che a volte ci metto magari 10-20 anni, non perché lavoro, No, ecco, no. ci lavoro sopra per tutto questo tempo, no, perché rimangono lì, Li poi accatasti nasce l'idea, lo e già riprendo. quella riprendi. Succede spesso che anche i quadri vengono scorporati e assemblati insieme, cioè più quadri, stralcio. Succede che qualche volta ti dimentichi qualche quadro e poi vai ed è E una poi di colpo viene la riscoperta. È una rivelazione, e di colpo dico riscoperta. basta fare questo, è risolto, basta fare. Davvero. Sì, avvengono questi fatti, queste Ma tu sei specie. nato pittore o hai fatto qualche mestiere Sempre ho prima? fatto il pittore, anche se Sempre. no, ho fatto anche qualche altro mestiere. Vengo da una famiglia un po' di pittori, decoratori, il nonno, il padre, eccetera, è tutta una Ah, storia, è sì. già. Ho sempre avuto rapporti con le vernici, i colori, dunque è una vecchia storia. Beh, le vernici perché Mio tuo padre era suocero decoratore, aveva poi mio, no, ho sposato una, e infatti anche il suocero, anche anche il lui suocero aveva la veniva stessa attività del padre, delle dunque vernici sono rimasto Galimberti, che tra all'interno. l'altro era stato anche un antesignano per certe idropitture. Lui era uno dei Sì, primi che aveva infatti. studiato le idropitture quando il Ducotone stava ancora Sì. uscendo, insomma, Lui aveva quindi era messo sul piano industriale, ecco, la esattamente. E faccenda, lui ha sempre lavorato ecco, certo. artigianalmente e puntava sulla qualità, Io ho ovviamente. preferito fare il pittore, ho fatto tanti anni Ma di perché tuo padre insegnante. anche faceva. Sì, e in via Cristoforo Colombo aveva Ma la pensa, ditta. qui a Sì, due sì, passi da te, sì. anche se tu vieni da Rovello, vero? Beh, la famiglia... Sono stato concepito a Saronno, perché prima abitavano a Saronno. Poi si sono trasferiti a Ah, Rovello, ma quindi ecco. prima Sì, erano a ma la ditta è Saronno. sempre rimasta Sì, qua. ho E poi ci sono capito. ritornato quando mi sono sposato, ecco, negli Sì. anni 70. Certo. Anni in cui eravamo abbastanza in contatto, Ecco poi che ci il vedevamo. lavoro ci ha persi un Certo, po'. Ma tu hai certo. continuato a lavorare. E da Sempre. quanto tempo sei in questo studio? Questo, se non sbaglio, l'ho preso intorno agli anni 80. Prima lavoravo in 80. casa, Eh già. ecco, Ho e poi ho trovato questo locale che è diventato il mio studio, e lo è. capito. Anche se ci vorrebbe ancora più grande, Più perché sta grande, diventando perché piccolo. poi tu fai i quadri molto grandi, la Tendo, sua sì, caratteristica ho sono un po' quadri, vero, questo brutto dimensione, vizio. cos'è, di 1,5 m almeno, No, ci vero? sono anche di piccoli, ma amo la grande misura, mi piace la grande Perché misura. esprimi Eh meglio. sì, ognuno ha la sua misura, Certo, non so, ecco, certo, Morandi gli bastava tanto così, ma la sua era una poetica
un po' intima, un po' alla mia, tende un po' a essere un po' più barocca, uno spazio molto più che tende a dilagare, ecco, E ora tende. inserisce anche delle parole, vedo, Sì, che spesso, spesso, spesso. fanno Anzi, riflettere. quando dipingo, spesso scrivo, perché mi aiuta a chiarire anche l'immagine. A volte invece è il contrario, è l'immagine che mi suggerisce una riflessione, le prendo note, eccetera. E le cose si intrecciano fino a che qualche volta, spesso, anzi, la scrittura finisce sull'opera, no? A volte cedo, poi alla fine li devo anche cancellare perché quasi disturbano, no? Dunque va, è un dialogo che tra pittura. Ho fatto anche una mostra l'anno scorso a Busto, dalla Galleria Palmieri. Era proprio incentrata con altri due artisti che come me lavorano su questo atteggiamento tra pittura e scrittura. Sì, era proprio specificamente indicato il tema, no? Di pittura E Busto, tra l'altro, è una cittadina che dedica abbastanza, Qualche vero? cosa fa, qualche E cosa, adesso sì. hanno fatto poi grande a Gallarate, hanno fatto Adesso un hanno fatto questo vero museo a museo Gallarate, sì, il Gallarate. GAM lì di Esatto. Gallarate, anche se certamente è forse la struttura più importante che Che c'è abbiamo nella in zona, zona, eh. sì. Anche se come museo non mi convince, ecco. Cioè l'architetto come al solito prende il sopravvento e non pensa all'opera che va dentro e si spreca spazio facendo la piazza, la facciata curva, sicura molto l'ingresso, le E non si pensa invece ai vendite, quadri, insomma, che ecco, e alla hanno una fine esigenza i quadri hanno bisogno di diversa. spazi un po' chiari, limpidi, di bei quadratoni, di parete chiare, ecco. Di È un po' luminosità questo, è un po' anche. questo. E sta dilagando questo vizio, ecco, dal Di fare la museo bella di come a struttura, Bilbao, come quello di sì, Gheri, come sì. ecco, questi musei che diventano in sé delle sculture, opere loro Sì, diventano sì, sì. architetture. E non sono funzionali a volte Purtroppo oggi sta dilagando questo elemento qui della spettacolarità in architettura e avviene anche nelle arti figurative. Si guarda molto la spettacolarità, vero, meno la funzionalità, meno il contenuto, meno io ho questa questo impressione. anche tra i pittori avviene Sì, avviene anche questo, eh. nella pittura, anche nell'arte in genere, nell'arte figurativa, questo elemento qui della spettacolarità. Si assistono a queste opere che diventano sempre più spettacolari, non so Con come. colori vivacissimi o Ma il che colore, no. certo, il meno colori no, non è il problema è quando si assemblano, vero, forme che insomma che ci si chiede fino a che punto, ecco, il vitello tagliato in due dentro nella formalina, non so, il Catalan che impicca i suoi ragazzini lì a Milano, no, eccetera, e via, Che poi ecco, queste non è più forme. pittura, insomma, a un certo punto. Vabbè, è la creatività nuova Non lo so, che. ecco, io registro solo questo aspetto qui, che c'è un'esigenza soprattutto di dare il colpo, di fare. Forse perché la nostra sensibilità è andata un po' attutendosi con questi media che ci bombardano, eccetera, e l'artista cerca di Emergere anche, o forse, comunque di imitare la tecnica del imitare. media, ecco, trovando anche lui, e cerca molto la trovata, dunque è importante la novità, è importante l'effetto, ecco, il colpo a volte che nello stomaco, l'elemento scandalistico, spettacolare, ecco. Io sono più per un'arte invece che medita, ecco, grande ma che medita e come? Sulla superficie per me è sufficiente, E mi ecco. sembra che la mostra di Saronno sia invece su questa linea, meno, non ha La nulla di mostra su spettacolare, Saronno vero? è attenta anche a questi elementi perché c'è anche una componente un po', come si può dire, di allestimento, guarda anche l'aspetto allestimento, l'aspetto. Le opere non sono sempre come si può intendere sulla tradizione, non so, appesa al muro, eccetera. Vero, io stesso ho messo i tombini inclinati Ho visto, sì. leggermente per suggerire quell'idea. Ecco, dunque queste cose non è che non si possono fare, non è che sono. Io sto parlando quando dilaga questo atteggiamento, Sì. quando più importante diventa la spettacolarità, l'idea, l'assillo della novità, cosa devo fare di nuovo, cosa devo fare di spettacolare, non. Cosa mi preme di esprimere? Cosa porto dentro? Che visione Che è ho l'essenza dell'arte, dell'esistenza? vero? E infatti, io Certo. penso a questo, ecco. Poi dico, ognuno ha la sua personalità, però a basilare e estrinsecare la visione del mondo che uno porta dentro. Ecco, credo che sia ancora
è eterna questa cosa e va ricercata sempre, credo. Ecco. Quando invece prima diventa l'elemento spettacolare, prima diventa l'apparire, ecco, purtroppo la nostra sta diventando una cultura, ho l'impressione, ecco, sarò un po' moralista a dire questo, ma è una cultura che guarda molto all'apparire, ecco, vero? Si dice edonismo, si È una dice, situazione ecco, generale, sta diventando un veramente, po' sì. così, ecco, però, ecco, questo, così Ci va il potrebbe mondo. anche essere un ritorno, invece, vero? Magari non si sa mai Io me come lo auspico, l'evoluzione io me lo continua, auspico insomma. perché se no è un'involuzione della specie, oso dire. Ecco, io ho l'impressione che sì. Infatti, quando facevo questi tombini, c'era quell'idea magari anche allora della catastrofe, della fine, eccetera, ma sembrava di morire seriamente, con la schiena Con diritta, in piedi. dignità. Oggi Svenduta. mi sembra una morte un po' sì, squallida o comunque. Ma non lo so, uno squallore, ecco, mi sembra di Speriamo che non sia leggere. una Speriamo che morte. cresca, ecco, che si dia più spazio alla cultura e aggiungo al culto. È al culto. Perché cultura deriva da culto, eh. Ah sì, Separare culto è da già, cultura ha è prodotto vero. questo pasticcio, credo. È vero. Aumentando la separazione, ecco, aumenta questo dissidio, credo, no? Era il culto che originava le forme, che poi diventavano d'arte. Poi nell'Ottocento si è cominciato a dire ma possiamo farne a meno del culto e avanti, e sembrava una grande conquista. Adesso me lo Con chiedo, se non è il Nietzsche, caso di rimettere insieme cultura e con culto. Nietzsche e gli altri filosofi E che hanno. beh, ma Nietzsche non è da buttare via. No, 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 Ecco, c'è da certo. Da separare, separare. Può essere è un stato personaggio, frainteso anche. Personaggio complesso, veramente. complesso, Sì, senza sì, dubbio sì, sì. complesso, senza dubbio importante, ecco, molto molto importante, senza dubbio. A volte si trovano delle cose che fanno andare avanti più in questi personaggi che in altri, Sì, vero? sì, E apparentemente sì, sembrano, sì, ecco, sì, sì, sì. più ordinati, È diciamo, vero. ecco. Tra l'altro, a proposito di Invece. filosofia, proprio nel caffè filosofico, chiamiamo, del Viale Santuario, ha piuttosto successo a Saronno le domeniche pomeriggio organizzate dall'isola che non c'è, con l'argomento Sì, mi filosofico. fa piacere che queste cose diventino un po', 70-100 si persone che dicono. passano 2 ore al Sì. pomeriggio a discutere di filosofia, e in effetti la filosofia in questo momento attrae abbastanza le Sì, persone. sì, C'è sì. un bisogno di Ma riflettere, come, ma quello che tu come? Ma che dicevi venga, è un me lo contributo a auspico questo. proprio, perché che cresca questo bisogno. Senti, per fare un Sì. esempio, questo quadro che abbiamo alle spalle, vuoi dirci qualcosa? È una delle È ultime. ancora in È la tua lavorazione, è ancora in lavorazione. lavorazione. Ecco, questo è qui si vede una donna e i quadri entrano, ne sono quattro quelli che sto facendo, sono quattro e sono intitolati Donna sognata e derivano tutti e quattro da sogni reali, fatti. È un periodo che è da qualche tempo, ecco, che è da qualche anno in qua che ho cominciato a sognare. Sognavo già, ma i sogni si sono fatti molto molto intensi, probabilmente elaborando dentro, sono cose recenti che sto riflettendo, elaborando dentro, eccetera, mi sto accorgendo che anche di notte si può elaborare, si può pensare persino di notte e pensare sognando addirittura, Ed è un ecco, discorso che continua, in un che certo si senso, riallaccia naturalmente no, tra un sogno e l'altro, si vero? utilizza proprio queste componenti dell'onirico, eccetera, per. Anzi, forse meglio che Meglio. nel giorno, nella luce del giorno. Nella notte si acquiscono i sensi, si vivono delle. Mi alzo infatti talmente pieno di queste Che ti metti sensazioni, subito all'opera. mi metto prima a scriverlo, ecco, e poi rimango un po' come soggiogato e comincio a lavorare, Ah, via. ma allora prima Sì, scrivi, e interessante annoto questo. tutto. E scrivo il Il sogno, sogno. scrivendo analizzo, interpreto e capisco perché l'ho sognato e la simbologia che c'è sotto, eccetera, E dopo eccetera. prendi il E pennello. dopo l'emozione, incomincio a tradurre l'emozione, la più immediata, che poi elaboro lentamente, rifacendomi sempre all'emozione, ecco ancora una volta l'ho scritto come aiuta e via di questo E quindi passo. ogni tua opera ha un commento o una riflessione accanto, insomma, Io. Quando scritta, posso eh?
faccio le mostre, sarà così anche in questa che faremo adesso, io metto accanto all'opera il testo scritto, che estraggo dai diari che faccio. Quando spulcio dal diario, vado a cercare i vari anni quando ho lavorato, perché tengo nota. E poi tieni un diario continuo, sì, quindi, continuo. Sì. Estrapolo i pensieri di quel momento. Basta mettere assieme i pensieri e viene fuori il percorso. Non è il critico, non è una forma di critica d'arte. Non porto via il lavoro il critico. È un'autoriflessione, È la storia del quadro. La storia del quadro. Dove da dove nasce, i pensieri, insomma, che ho avuto, non so dove annoto i pensieri che ho avuto, la tecnica che anche ho impiegato, le difficoltà magari che incontro, tutto il percorso dell'opera, ecco. Poi naturalmente trago l'aspetto più significativo che può far leggere meglio l'opera, e mi piace affiancare il testo. L'idea mia è di fare un libro con testo e opera, ecco, che abbia un valore sia come scrittura sia come immagine. Ecco. Questo sarebbe bello, è il mio sogno. È il tuo sogno. Cerco un editore. Quindi sei una persona che è serena nel suo realizzare anche opere che parlano magari di morte o di catastrofe o di archeologia, di quello che è arrivato. Serena, sì, non è. Leggevo proprio stamattina sul giornale, sulla Repubblica, c'è un articolo di un certo Ferro, Antonio Ferro, e c'è la recensione di un suo libro, che è uno psichiatra, eccetera, e scriveva proprio questo, che chi non sogna è un brutto segno, dice, è ammalato addirittura, dice, e che dice che il sognare permette proprio di guarire o di fare uscire tutto. Abbiamo bisogno dei sogni, ecco, in un certo senso il sogno rasserena, diciamo, toglie tutto il negativo, forse anche l'aspetto onirico della nostra personalità aiuta. Io credo l'effetto catartico, quello di già, ecco, quando uno esce, esprime il proprio, credo che gli faccia bene, ecco. Il reprimere purtroppo ha sempre dei risvolti un po' negativi, ecco, sì. Ecco, questo credo di sofferenza anche nel sociale. Sì, alla fine. Ecco. Bene, io direi che possiamo terminare così. Nando, ti ringraziamo molto di questo intervento, okay. E ti facciamo gli auguri per il prossimo tuo lavoro. Ogni giorno sarà un lavoro nuovo, ogni giorno sarà un sogno che tu cercherai di portare avanti. Non sempre sogno, ma ci sono. Ci sono. È uscito fuori in questi tempi, sì, questo aspetto. Grazie. Prego.